Bellezze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare un make-up, come potete ben notare, per Halloween, ma vi darò qualche opzione semplice da poter ricreare anche con ciò che avete in casa. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram, su TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Bando alle ciance, iniziamo. Oggi ho voluto mettere questo cerchietto che in realtà non lo vedrete poi ad Halloween, perché farà parte del mio travestimento di Halloween. Manca sempre meno e direi di iniziare a realizzare questo make-up. Mi sono messa qui alla mia destra non solo i prodotti da utilizzare, ma ho cercato nella mia make-up collection i prodotti più terrificanti, quindi qualcosa dal pack horror, tra cui questi ombretti, crema di Smashbox, rossettini sempre di Smashbox, questi qua erano della collezione del l'anno scorso, la palettina occhi di C-Glam, questa qui halloweenesca, quindi cercheremo di andare a realizzare un make-up anche utilizzando prodotti dal pack horror. Partiamo dalle sopracciglia che andrò a utilizzare i miei soliti prodotti di NYX Professional Makeup. Andiamo a tirare sulle sopracciglia e poi a disegnare i paletti mancanti. Vi dirò, voi vedrete questo video è giovedì, mi manca meno di una settimana ad Halloween e questo sarà il penultimo video che vedrete con questo sfondo. Mi mancherà, vi giuro, se sentite rumori di piatti sottofondo è perché sto realizzando questo video all'ora di pranzo, i miei stanno sistemando in cucina per mangiare, infatti devo anche sbrigarmi. Comunque, vi stavo dicendo, mi mancherà molto questo sfondo perché vi giuro che mi è piaciuto tantissimo. Mi dispiace doverlo rimuovere, ma probabilmente tornerà l'anno prossimo. Mi è piaciuto veramente tanto questo sfondo, ma tra meno di un mese inizieremo con lo sfondo di Natale. Ok, fatte le sopracciglia, andiamo a uniformare la palpebra. Vado ad utilizzare questo correttore di NARS, visto che c'ha il tappino nero, cipria, e vado a utilizzare questa rosa. E fatto ciò, iniziamo con gli ombretti in crema. Abbiamo tre colorazioni, io ho questi tre qua di Smashbox della collezione dell'anno scorso di Halloween, come si può ben notare, e direi di andare a utilizzare Dracula, che sarebbe la colorazione nera, che vi dirò, quando l'ho vista ero convintissima fosse rossa, perché io Dracula lo associo al sangue, visto che si ciba di quello, e invece no, è nera, e ne basta veramente una piccolissima quantità, perché queste creme qui sono super pigmentate. Vado con un pennellino e lo vado a passare su tutta la palpebra. Vedete quanto è pigmentato? Una puntina ne ho messo. Non bisogna essere precisissimi, visto che si tratta di un make-up di Halloween, quindi può anche essere un pochino sbavato. E adesso andiamo a utilizzare questa palettina qua di C-Glam, che non mi ricordo se fosse della collezione dell'anno scorso, di 2 anni fa. E andiamo a prendere il nero e lo sfumiamo sulla palpebra per andare a intensificare. Andremo dopodiché, dopo che finiamo gli occhi e la base, a seguire un po' di hacks che ho visto su TikTok per andare a facilitare la realizzazione dei make-up di Halloween. Voi cosa farete ad Halloween? Farete qualcosa? Di solito lo festeggiate? Avete anche un'idea di come truccarvi quest'anno? Io credo si possa vedere dal mio cerchietto, quest'anno mi travestirò da teschio messicano. Più o meno questa è la forma del make-up che gli voglio dare. Poi andrò a pulire l'estremità, l'esterno, e continuiamo a sfumare fin quando non ci soddisfa la sfumatura. Prendo un pennello pulito perché voglio andare ad ammorbidire la sfumatura utilizzando il grigio, questo qui più chiaro della palette. Vedete quanto sono belle queste creme? Poi si fondono bene anche con i prodotti al di sopra, con le polveri, e danno anche delle belle belle sfumature, sono veramente ottime. Purtroppo diciamo che ho tre colorazioni, il nero lo sfrutto un po' di più, però l'altra, che sarebbe un arancione e una verde, non è che la sfrutto tantissimo, però sono molto belle. Quando le utilizzo mi piacciono sempre. Vado a dare un taglionetto qui nella riga esterna e successivamente andiamo ad applicare i glitterini. Taglionetto eseguito, andiamo sempre con questa palettina e vado ad utilizzare il grigio Zombie Bride, sposa zombie. Guardate che figo. E anche questo qui con il sangue in realtà è molto carino. Andremo a utilizzarli entrambi. La cosa scomoda di questa paletta è che non ha uno specchio, quindi prima vado col grigio e poi su vado con quello bianco.
Questa palettina è molto carina. Fa un po' di fallout lo shimmer, ma noi con un cotton fioc, con un po' di bifasico, andiamo a pulire le zone che si sono sporcate. Ricordatevi che nel make up il cotton fioc può diventare il vostro miglior amico, perché vi può aiutare anche a sfumare. Eccomi qui, ritornata dalla pausa pranzo. Nel frattempo ho coperto le occhiaie e messo il primer. Come correttore ho utilizzato i soliti che sto utilizzando ultimamente, vale a dire questo qui di Huda, scelto anche perché c'è il pack aranciato, tema sempre Halloween, e questo qui di NARS che abbiamo utilizzato anche prima come base per gli ombretti. Come primer viso abbiamo utilizzato questo qua di NYX Professional Makeup, è un giallo sparaflesciato, ma fa niente. Come base adesso, come fondotinta, andrò a utilizzare il mio solito degli ultimi mesi, vale a dire Giorgio Armani. Io ho la colorazione 5. Shakeriamolo bene e poi andiamo a sfumarlo sul viso. Contouring stick andiamo a utilizzare questo qui di NAR Beauty. E visto che stiamo andando a ricreare un makeup di Halloween, il contour lo faccio anche un pochino verso il basso per andare proprio a creare l'effetto scheletro. In realtà verrebbe meglio con un contour un po' più freddo, ma utilizzeremo questo e sfumiamo. Fatto ciò, con un correttore più chiaro andiamo ad enfatizzare questa parte. Sembra ancora più snello il tutto. Ok, e sfumiamo. Vedete come questa parte sembra un pochino più scavata. Adesso andiamo a fare un po' di contour al naso e andiamo poi a settare il tutto con la cipria e ripassiamo tutto con le polveri. Io andrò a utilizzare una polvere un po' freddina, così questa parte la enfatizzo di più. Mentre mi stavo incipriando, mi sono ricordata che l'anno scorso, per realizzare questi contenuti di Halloween e fare tutto ancora più a tema, mi ero comprata la spugnetta, la sponge, a forma di fantasmino, ed era anche nera. Solo che non mi ricordo dove l'ho messa. Quindi, niente. Andiamo a sfumare un po' di nero e grigio nella parte inferiore degli occhi. E come matita interno occhi vado a utilizzare questa qui aranciata di Nabla, della collezione September Collection. Adesso vi farò vedere tre make-up semplicissimi da poter realizzare. Come? Con lui. Un piegaciglia. Chi non ha un piegaciglia in casa? Tutti ce l'abbiamo, c'è chi ce l'ha posato lì e non lo utilizza mai. Adesso è arrivata l'ora di prenderlo se volete truccarvi ad Halloween. E ve ne farò vedere tre, quindi poi deciderete voi quale delle tre opzioni ricreare. Prima di tutto, prima di passare a quest'axe da seguire, andiamo a fare le nostre labbra. Ovviamente i colori predominanti di Halloween sulle labbra quali sono? O il nero o il rosso. Su TikTok e su Instagram io ho fatto una marea di esempi di lips da poter ricreare ad Halloween e la maggior parte delle volte abbiamo sempre utilizzato il color nero. Quindi oggi andremo a ricreare le labbra rosse. Utilizzo questo rosso perché secondo me ce l'avete tutti. Questo è il classico rosso di Sephora, la colorazione 1. Questo colore lo amo sia per la colorazione in sé, che è un rosso bello bello acceso e sta bene su vari incarnati, ma anche perché è un rossetto che dura tantissimo sulle labbra e non le va a seccare. Infatti questo qua è il colore che sfoggio solitamente a Natale. Cosa andiamo a fare? Con il nostro ditino andiamo a rovinare il nostro contorno labbra. Lo facciamo un po' sbavato. Fatto ciò, se avete del sangue finto, andate a mettere un po' di sangue finto sulle labbra. E se avete anche i denti da vampiro, li potete tranquillamente applicare. Io li ho, ma non ho capito ancora come funzionano, quindi lasciamoli dove stanno. Vado a prendere poi o una matita nera o un ombretto in crema nero, quello che avete in casa, e andate a contornare le labbra leggermente con un po' di nero, soprattutto nei laterali. Sfumate. Che poi facendo questo mix con il rosso uscirà un violaceo. Quindi questo qui è un esempio di labbra che potete ricreare o così sbavate, oppure come potete vedere sugli altri miei social vi ho fatto degli esempi di labbra molto più dettagliate e seguendo il vostro contorno senza farlo sbavato, con sempre il nero, il rosso, il gloss, il fucsia, vari esempi. Ho messo anche un po' di mascara. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere un po' di sangue finto. Io utilizzo questo qui, questo nello specifico si può tranquillamente anche mettere all'interno della bocca se volete
volete sporcarvi anche i denti, è fatto apposta, non fa nulla se lo ingerite, infatti ha anche un sapore dolce, ha acquistato la tonalità proprio rosso sangue pestato, e lo vado a mettere nei laterali delle labbra, come se fossi un vampiro e avessi appena mangiato. E con un ditino vado a sporcare la zona. Se non avete il sangue finto, potete anche utilizzare un rossetto rosso, sopra scuro, non un rosso acceso come quello delle labbra, e andate a fare un mix con il gloss trasparente. E questo qua è l'esempio delle labbra, come le potete fare. Per rendere il tutto ancora più figo, ci muniamo di un gloss. Vado ad utilizzare il Fit Oil di NYX nella colorazione rossa e lo vado a passare sulle labbra. Quindi gli diamo un effetto anche glossato. E questo sangue che ho io, quando poi si secca, è come se ci fossero delle croste, proprio sangue pestato. È fighissimo questo sangue finto. Passiamo agli altri esempi. Questo è già uno, se volete fare il vampiro ci mettete anche i denti finti. Procediamo con altri esempi. Ci muniamo di piegaciglia, prendiamo il nostro rosso di prima, lo andiamo a passare sulla curva del piegaciglia. Tutti abbiamo un rossetto rosso in casa, quindi possiamo tranquillamente creare questo make up e andiamo a fare le cornicchia del diavolo. 1 e 2, e questo è un esempio. E dopodiché andiamo a intensificare la riga con un ombretto rosso o anche semplicemente con una matita rossa, quello che vi viene meglio. Io vado ad utilizzare un ombretto rosso e potete decidere se ripassare solamente i contorni oppure potete anche andare a colorare le cornicchia come sto facendo io. Dipende come vi piace. Quindi già questa è una cosa semplicissima da ricreare. Siccome da quest'altra parte voglio rivedere un altro disegnino, tanto concludiamo con l'occhio sinistro e vado a fare anche la coda del diavoletto. Sempre riprendo il mio rosso, lo ripassiamo sul piegaciglia e andiamo a fare la coda del nostro diavoletto. Facciamo partire dalla fine dell'occhio e va verso l'esterno. Mi è uscito un pochino male, ma adesso la ripassiamo. E qui facciamo un triangolo. Verrebbe meglio con una matita o con un pennellino ancora più sottile di questo che sto usando io. E qui abbiamo il diavoletto. Adesso andiamo a pulire il nostro piegaciglia con un fazzolettino o un bifasi, quello che volete. Prendiamo in questo caso invece un ombretto nero o un rossetto nero, un ombretto in crema nero, ciò che avete in casa, e ci vado a passare su il piegaciglia e vado a fare i miei disegnini. 1, solo per dare la forma, poi andiamo a sistemarlo. E 2, ombretto nero, riempiamo tutto. Se non mi soddisfa un pochino la forma, la sistemate con l'ombretto come sto facendo io. E qui lo faccio un pochino più a punta. Questo è 1, e adesso andiamo anche nella parte inferiore. Stessa cosa. Quindi questo qui è il risultato. Poi prendo un tappo qualsiasi, basta che la forma sia rotonda, e vado a fare il nasino. Ombretto nero e si colora tutto l'interno. Sono cose semplicissime che potete tranquillamente ricreare anche in casa, anche se non avete esperienza in make up, volete fare una cosa semplicissima, non ci vuole niente ricreare questi esempi che vi sto facendo. E questa parte sarebbe da clown. E adesso vi faccio vedere in maniera semplicissima come andare a ricreare un graffio, uno squarcio. Andremo a utilizzare una forchetta, la dobbiamo sporcare tutta di rosso. In realtà verrebbe meglio utilizzare gli acqua color, ma poiché capisco che non tutti ce li hanno in casa, andremo anche in questo caso a utilizzare un rossetto rosso. Potete utilizzare un rossetto liquido, un rossetto in stick, un rossetto in bullet, quello che volete, quello che avete lo utilizzate. Andate a sporcare la parte anteriore della forchettina e vi stampate l'impronta della forchetta sulla faccia dove volete. Fate un pochino di pressione così prende bene e questo è il risultato. Serviva una forchetta un pochino più piccolina in realtà. Va bene questa, ci accontentiamo con quello che abbiamo. Cosa andremo a fare? Andiamo a creare delle ombreggiature all'interno della ferita con il nero per andare a rendere il tutto un pochino più veritiero. Non mi sono resa conto di aver preso una forchetta dritta, serviva una di quelle forchette che sono un pochino curve, così dava l'effetto ancora più realistico. Con il grigio andiamo a creare l'ombra nella parte inferiore. Ok, con sempre il sangue finto andiamo a creare delle gocce di sangue. Vi starete chiedendo: e come mi spruzzo il sangue finto? Semplicissimo, pennellino da pittura,
di quelli tipo lunghi, ma li tagliate più o meno questa grandezza e poi andate a mettere questo pennellino dentro la boccetta di sangue finto. Io ho anche quest'altro, questo qui lo utilizzo per le ferite o per andare a spruzzarlo sul viso o sul corpo, mentre quest'altro, che lo posso anche tranquillamente ingerire, dovessi fare qualcosa, voglio per esempio l'effetto di sangue dentro la bocca, utilizzo questo, se no per le ferite sul viso, sul corpo, vado di quest'altro. E come si fa? Andate semplicemente a pucciare il pennello e poi fate questo movimento. Se no, se avete questa spugnetta, che però non tutti ce l'hanno in casa perché io la utilizzo per gli effetti speciali, che ha la texture bucherellata, andate a mettere un po' di sangue finto dentro un piattino, lo pucciate su e poi questo qua, già facendo questo movimento, vi andrà a ricreare l'effetto goccina di sangue finto. Ma poiché credo che tutti abbiate un pennello da pittura in casa, o semplicemente un pennello vecchio che non utilizzate, comunque abbia le fetole un pochino spesse, non siano sottilissime, vi faccio vedere quest'altro metodo. Attenti, vi sporcherete e sporcherete tutto quello che avete vicino. Quindi se avete cose che non volete che si sporchino, spostatele o spostatevi. E ogni volta che faccio queste cose sporco tutto. Pucciamo qui dentro, vi faccio vedere. Ok, si è ben imbrattato di sangue. Prendete e incominciate a schizzare il sangue sul viso, nelle parti desiderate. Chiudete l'occhio. Io di solito questa cosa la faccio sia con il rosso che anche con il nero, ma utilizzo gli acqua color. Può fare anche appunto con gli acqua color. L'importante è mettere la giusta quantità di acqua, di proporzione tra acqua e prodotto. Questo qui è l'effetto che ne uscirà fuori. Fatto ciò, potete decidere se andare anche di ciglia finte o meno. Per quest'Halloween ho comprato queste qua della collezione di Halloween di NYX Professional Makeup, ma sinceramente non mi hanno fatto impazzire. Pensavo fossero un pochino più strong e invece si notano poco, quindi non lo so se userò queste, ma ne metterò anche altre, non lo so, poi questo vedremo quel giorno di Halloween come mi concerò. Questi qua sono i miei esempi di look semplici da ricreare per Halloween, look che potete tranquillamente ricreare utilizzando un piegaciglie che tutti abbiamo in casa, utilizzando una semplice forchettina e sfruttando i prodotti che abbiamo in casa. Basta semplicemente un rossetto rosso per fare praticamente tutto e un ombretto nero, un ombretto in crema nero, anche un rossetto nero se ce l'avete, o se non avete un rossetto nero, un ombretto in crema nero, potete tranquillamente utilizzare anche le matite nere. L'importante è che la punta della matita sia morbida, non deve essere dura, perché sennò avete anche difficoltà nel realizzare il make-up. Comunque, questi qua sono i look che ho realizzato. Ho cercato di portarvi un contenuto semplice da poter realizzare, quindi se volete vedere quelli un pochino più strong, un pochino più particolari, un pochino anche complessi, li trovate su Instagram e su TikTok, e anche qui negli shorts vi metto qualcosina. Detto ciò, fatemi sapere giù nei commentini se questo look vi è piaciuto, cosa farete voi ad Halloween, se vi truccherete oppure semplicemente non farete nulla e vi guardate un film horror. Ah, e ho anche un'altra domanda per voi. Oggi al cinema uscirà Saw 10, che è uno dei film horror che più amo, una saga che adoro, più che horror è più splatter, ma veramente l'adoro, quindi stasera molto probabilmente io sarò al cinema a guardarlo. Voi andate a guardarlo? Se sì, poi dopo che l'avete visto fatemi sapere cosa ne avete pensato. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video, spero che vi sia stata utile e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e su TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao!